Quasi un mese di controlli nel bilancio della Guardia di Finanza di Lanciano. Il capitano Alessandro Spada fa il punto in via Ferro di Cavallo, con pattuglie giunte anche dal comando provinciale di Chieti. Diversi verbali elevati anche nelle ultime ore. Sostanzialmente, però, i lancianesi si comportano abbastanza bene. E allora, dall'inizio delle attività abbiamo effettuato centinaia di controlli a esercizi commerciali e a persone fisiche e devo dire che i lancianesi in particolare si comportano abbastanza bene. Abbiamo effettuato comunque oltre 30 verbali ai trasgressori. Di questi 30 in particolare abbiamo sanzionato due ristoratori, i quali tenevano aperto per l'asporto il loro ristorante pizzeria. Non limitandosi alle sole consegne a domicilio. Per questi ultimi è stata anche richiesta la sospensione dell'attività al prefetto, come previsto dalle norme in vigore. Sono stati trovati automobilisti che a Lanciano venivano da altri paesi? Sì, esatto, infatti in questo momento è possibile spostarsi da un comune all'altro solo per casi di assoluta urgenza e quindi va bene la scusa, la motivazione che uno deve andare a fare la spesa, che potrebbe fare tranquillamente nel proprio comune. E da quando c'è stata questa modifica nella norma, effettivamente abbiamo trovato molti più trasgressori che cantano le scuse più assurde, ma non, comunque vengono sanzionati. Per i prossimi giorni si intensificheranno i controlli in vista della Pasqua e soprattutto della Pasquetta. Assolutamente sì, ci aspettiamo che comunque qualcuno tenti di muoversi e di andarsi a fare una scampagnata e i controlli sono stati intensificati notevolmente e diretti a quelle zone dove è più possibile trovare qualcuno che magari vuole uscire per fare un picnic o una semplice scampagnata.